un programma in collaborazione con King Holidays. Benvenuti ad una nuova puntata di Souvenir. Si avvicina l'estate, quindi oggi vi porteremo in Spagna, una delle mete sul Mediterraneo più amate da tutti gli italiani. Andremo a scoprirla insieme alla nostra ospite, Maite della Torre Campo, direttore dell'Ente Spagnolo del Turismo di Milano. Ciao, Ciao, benvenuta. buongiorno a tutti. E naturalmente, ciao Carlo Menegazzi, MCS, ufficio stampa del Tour Operator King Holidays. Ciao Betty, buonasera a tutti. Ciao, allora parliamo ancora di Spagna. Come è strutturata la vostra proposta viaggio per quanto riguarda questa destinazione? Guarda, la Spagna è un cocktail irresistibile di opportunità di vacanza diverse, quindi tu hai da una parte un patrimonio storico-culturale, anche naturalistico, di rara bellezza, e dall'altra ci sono alcune delle spiagge più belle e più glamour del Mediterraneo. Per questo, in King Holidays, dove tra l'altro la Spagna rappresenta una delle destinazioni più importanti, si è deciso di dividere la programmazione su due cataloghi diversi, perché c'è talmente tanto che uno È solo vero, non bastava. immagino. Quindi, quali sono questi cataloghi? Allora, tutta la parte mare, quindi pacchetti volo più hotel di varie categorie con vari trattamenti, dall'appartamento fino all'all inclusive, va nel catalogo acqua, come l'acqua che accarezza la pelle baciata dal sole, quindi ci sono le Baleari, le Canarie, anche la costa mediterranea con la Costa Brava, la Costa del Sol. Tutta la parte invece culturale, quindi tour organizzati, circuiti individuali, self-drive, anche i soggiorni nelle varie città, entrano nel catalogo terra, come la terra che nutre le radici profonde della cultura millenaria ed è il catalogo che noi dedichiamo a tutte le proposte in Europa. Poi naturalmente è chiaro che questi cataloghi dialogano tra di loro, anzi uno dei consigli che do in vista della stagione estiva 2015 è quella di fare un combinato in Spagna, quindi prendere una proposta terra, una proposta acqua, quindi fare, non so, un fly and drive in Andalusia, terminare in Costa del Sol e rimanere lì una settimana con l'auto a noleggio al seguito, oppure fare tour di gruppo anche nel nord, ad esempio, e abbinarlo ad una settimana alle Baleari. La Spagna è fantastica, io la consiglio assolutamente per l'estate, che è alle porte. Esatto, infatti, quindi di solito il combinato tour e mare è sicuramente un classico per quanto riguarda la Spagna. Allora volevo chiedere proprio a Maite che cosa può consigliarci per chi ha deciso di fare un viaggio in Spagna. Innanzitutto consiglierei a chi non conosce la Spagna di andare subito perché è un paese sicuro. Solare è bellissimo e soprattutto molto vicino dell'Italia. È vero, da non trascurare, esatto, anche questo E dettaglio. per chi conosce il nostro paese, che è fedele a questo paese così vicino dell'Italia, consiglierei di scoprire altri luoghi perché la Spagna non offre soltanto il balneare, il sole, la spiaggia, ma anche offre la natura, il paesaggio, la cultura. E soprattutto la gente molto accogliente, come le piace tantissimo agli italiani, con Ecco, e questa a accoglienza. parte le tappe classiche che conosciamo, che possono essere le bellissime Barcellona, Madrid, cosa c'è veramente da non perdere in Spagna? Cosa ci Si consigli? deve scoprire, a parte della capitale, altre destinazioni, come può essere l'Andalusia, soprattutto l'interno dell'Andalusia, non solo il circuito classico, l'interno, e anche altre destinazioni e regioni come può essere l'Estremadura e la Castiglia e tutta la Spagna del Nord, la Galizia, le Asturie, la Navarra, il Paese Vasco, che sono così diversi dell'Italia. Esatto, e poi ci sono le spiagge selvagge della provincia di Di Cadice che mi dicevi Cadice, prima nel fuori di onda Ca che sono davvero particolari. Cadice, l'Atlantico, tutta la zona di Huelva e anche l'interno, tutta l'architettura dell'Andalusia, di Úbeda, tutta una provincia molto sconosciuta, che è la provincia di Jaén, nell'Andalusia anche. Guarda, a me personalmente hai già convinto. Per tutti coloro che hanno ancora qualche dubbio, ci vediamo questo servizio e poi torniamo in studio.
Ecco qua, immagini bellissime, grazie per avercele portate, quindi un paese vastissimo, ma oltre a questo abbiamo anche un nutrito programma di eventi per quanto riguarda la Spagna, raccontacene qualcuno. Certo, quest'anno 2015 consiglierei di andare a Cáceres, una provincia dell'Estremadura, perché è capitale della gastronomia e voi italiano. E piace tantissimo quello che tu hai detto. Poi in occasione dell'Expo ne stiamo parlando anche tantissimo della gastronomia, sia del nostro paese che degli altri. Cáceres è capitale della gastronomia e consiglierei anche di andare in Andalusia a Malaga, che è una capitale che punta moltissimo su tutto che è il prodotto culturale, perché si apre non solo, si deve visitare assolutamente il Museo Thyssen o il Museo Picasso. C'è l'apertura del centro Pompidou e il museo russo di San Pietroburgo. Ci sono dei convegni tra il sindaco della città di Malaga. Assolutamente Malaga è una città da visitare dal punto di vista non solo balneare, sino anche culturale. Consiglierei anche di andare all'interno della Spagna, alla regione della Castiglia, perché quest'anno si festeggia il quinto centenario della nascita di Santa Teresa di Gesù. E anche per gli italiani che amano tantissimo il motociclismo, devono assolutamente andare a Jerez, che è la capitale del motociclismo quest'anno. Credo che sono idee per veramente andare nel 2015, questo estate, in Spagna. Davvero, un viaggio in Spagna vuol dire tutto questo, ma anche altro, perché poi c'è tutto il mare che è bellissimo, abbiamo citato brevemente Formentera, le Baleari. Carlo, qualche novità interessante? Guarda, come più che di novità parlerei magari anch'io di queste località un po' più insolite rispetto a quelle tradizionali. Per esempio, agli amanti del mare potrei suggerire Almeria, sulla costa andalusa. È una regione molto particolare perché il turismo si è sviluppato in perfetta sintonia con la natura, quindi chi ama il contatto con la natura troverà in Almeria una destinazione ideale. Poi c'è un deserto molto particolare dove registravano i film western, se non erro, quindi è una località che uno non si aspetta, insomma, da scoprire. Poi invece lato culturale direi il nord della Spagna, perché ci sono dei bellissimi circuiti che partono da Bilbao, ad esempio, fino a Santiago de Compostela, e toccano tutte le tappe della costa settentrionale, che, se vogliamo, è più insolita rispetto al classico Andalusia. Poi abbiamo dei bellissimi circuiti anche a cavallo col Portogallo, quindi Andalusia Algarve, ad esempio, che sono un inno al Mediterraneo tradizionale più autentico, veramente viaggi da non perdere. Insomma, la Spagna è eccezionale. E allora, se volete partire subito, non dovete perdervi le nostre offerte, guardate. Gran Tour dell'Andalusia, 990 euro. Partenze di gruppo settimanali fino al 6 giugno da Milano, Roma, Venezia, Bologna, Torino e Napoli. 8 giorni per Malaga, Ronda, Siviglia, Cordoba, Granada, Nerja, Gibilterra. Prezzo speciale souvenir, comprensivo di voli di linea andata e ritorno in classe economica. Sistemazione in hotel 4 stelle in mezza pensione. Trasferimenti come da programma in bus Gran Turismo, escursioni e visite con guide parlanti italiano. Ingressi ai monumenti, tasse aeroportuali fino a 100 euro, assicurazione, medico, bagaglio e annullamento. Pacchetti mare estate 2015, Costa del Sol, Torremolinos, Hotel 3 Stelle, una settimana a luglio a partire da 608 euro, ad agosto da 667 euro. Voli da Roma, Milano, Genova, Torino, Venezia, Bologna, Pisa, Firenze e Napoli. Trattamento di pernottamento e prima colazione. Baleari, Maiorca, Hotel 4 Stelle, una settimana a luglio da 607 euro, ad agosto da 665 euro. Voli da Roma e Milano con trattamento di pernottamento e prima colazione. Prezzi speciali souvenir soggetti a disponibilità, da aggiungere al momento della prenotazione le tasse aeroportuali, l'assicurazione e la quota di iscrizione. Prenotazione in tutte le agenzie King Royal Club o presso la tua agenzia di fiducia. Per maggiori informazioni chiama lo 06 36 210140 oppure scrivi a kingholidays@kingholidays.it. Bene, allora la nostra ospite ci ha portato un souvenir tradizionale, direi. Che cos'è? Sì, è un ventaglio che è il simbolo della femminilità e il simbolo della donna spagnola, soprattutto dell'Andalusia.
Ah, benissimo. E poi so che tu sei una grande cuoca. Facciamo che stasera mi autoinvito a cena, cosa mi prepari? Prima di tutto, come aperitivo, una tortilla di patata. Qual è il segreto della tua tortilla di patata? Il segreto che ho imparato da mia mamma è che sono tre cose molto importanti. Le patate devono farsi molto sottili, si devono cuocere con la fiamma molto, molto, molto bassa e dopo l'impasto di uova e patata si devono fare riposare una quindicina di minuti prima di essere cotto. Ah, ottimo, mi Così sa che si sarà. autoinvita anche Sì, Carlo, lo anche io, vedo sì. molto Con attento. molto piacere, vi invito a tutti e due. Grazie. Allora, io ti ringrazio, Maide della Torre Campo, direttore dell'Ente Spagnolo del Turismo di Milano, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie per averci parlato di questo bellissimo paese, grazie anche a Carlo Menegazzi di MCS, ufficio stampa di King Holidays. Grazie a te Betty, grazie a tutti quanti. E noi ci vediamo settimana prossima per un'altra puntata. Ciao a tutti. Un programma in collaborazione con King Holidays.